63 a.C., Cicerone, che ricopriva la carica di console, riuscì a sventare in extremis un vero e proprio colpo di stato o congiura ordita da Lucio Sergio Catilina. Costui era un giovane patrizio di famiglia decaduta che negli anni immediatamente precedenti si era presentato sulla scena politica come difensore del proletariato romano contro la prepotenza degli aristocratici. Non potendo giungere al potere per via legale, poiché i suoi nemici politici, guidati da Marco Tullio Cicerone, gli sbarravano il passo, Catilina tentò nel 63 a.C. un'insurrezione contro lo Stato. Mentre Catilina riuscì a fuggire, molti dei suoi seguaci, rimasti a Roma, vennero catturati. Come punirli? Questo chiese Cicerone ai senatori nella drammatica seduta rievocata nel nostro episodio. Cicerone si rivolge ai senatori. Patres conscripti, senatori, Catilina fugit. Catilina è fuggito. Coniurati delictum confessi sunt. I congiurati hanno confessato la loro colpa. Vos convocavi, vi ho convocati, ut de coniuratis iudicaretis, per esprimere il vostro parere sui congiurati, sugli autori della congiura. Isti ausi sunt, costoro hanno osato, terribilia meditari, meditare azioni terribili. Hanno pensato di mettere in atto azioni terribili. Incendia in urbe, incendi in città, cedes civium, stragi di cittadini, rei publice, eversionem, un colpo di Stato.